Ecco, vado da Simone Terreni perché molto spesso lui è intervenuto in televisione, per noi è la prima volta che ci vediamo e ci conosciamo, quindi per me è un piacere, parlando però delle questioni legate ai social come strumento di comunicazione. E tu come lo utilizzi? Perché insomma il tema è anche questo, si può utilizzare con vantaggi e poi vediamo anche gli svantaggi. Beh, allora, naturalmente la tecnologia è uno strumento in mano dell'uomo e l'uomo può decidere in quale modo utilizzare la tecnologia. Io faccio sempre il famoso esempio del bisturi che può operare e salvare una persona e può invece uccidere. Quindi sta molto alla coscienza delle persone di utilizzare in maniera corretta i social. E questo, quindi non deve portare alla demonizzazione del strumenti, dei social, di tutte quelle cose, quelle piattaforme che soprattutto sono abitate dai nostri ragazzi, dai nostri giovani. Anzi, lo scopo dovrebbe essere quello di abitarle anche noi, questi posti, e di riempirli di buoni contenuti, cercare di fare in modo che questi contenuti possano essere di valore. Io sono un grande appassionato di Dante, della Divina Commedia, e ho portato Qual è il il tuo canto sommo poeta anche ai preferito, giovani. Simone? Qual è il tuo canto preferito di Dante? E beh, allora il canto preferito è quello di Ulisse, il 26esimo, insomma, fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguitar virtù e conoscenza, no? Promosso, Quindi promosso da me e anche dalla redazione che applaude. i ragazzi non possono essere abbandonati a se stessi. Purtroppo c'è un problema che è importante in questo momento, cioè non c'è una sorta di normativa che stabilisce l'accesso a internet ai giovani. Io addirittura sono molto, nonostante ami social e la tecnologia, sono molto severo in questo, cioè io metterei addirittura un limite e addirittura un patentino, perché purtroppo il problema non sono i giovani, ma sono gli adulti che non sanno, naturalmente ci sono le dovute eccezioni, però non sanno insegnare in maniera corretta l'utilizzo dei social o quello spirito critico che c'è bisogno di avere. Perché se tu non hai la capacità di discernere da quando stai leggendo una fake news o stai leggendo una cosa vera e seria e importante, è normale che poi sei indifeso. Quindi prima di accedere a uno strumento importante come lo smartphone, porca paletta, noi usiamo, diamo come si dice, la nostra, il patentino per prendere un cinquantino dove ci sono delle regole e invece mettiamo nel mondo dove ci sono una marea di pericoli, dove ci sono haters, pedofili, persone che ingannano, frodano, che ti rubano la carta di credito. Insomma, là fuori c'è una giungla in internet, ma non forniamo gli strumenti, non vengono forniti alle scuole e soprattutto i genitori spesso sono un cattivo modello Come perché si no, lo usano esatto. in maniera Simone, mi sbagliata. piace la tua verve. Parte Simone, vai. Allora, è evidente che quando qualcosa è gratuito, il prodotto siamo noi. Cioè, il problema è il fatto proprio che siamo noi spesso e volentieri che inconsapevolmente, senza poca capacità critica, con poca capacità critica, diffondiamo i nostri dati, diffondiamo la nostra privacy, diffondiamo quello che facciamo, quello che ci piace. Poi, dall'altra parte, hai perfettamente ragione, le piattaforme sono state fatte grazie agli algoritmi, all'intelligenza artificiale, per rimanere dentro la piattaforma. Cioè, se noi siamo il prodotto, cioè siamo coloro a cui va venduta la pubblicità, più stiamo in quella piattaforma e più le piattaforme traggano dei benefici economici. Quindi, spesso e volentieri, l'algoritmo ci mostra qualcosa che a noi piace perché tiene di conto se noi swippiamo, se ci stiamo del tempo, se ci passiamo se mettiamo dei like, se facciamo dei commenti. Quindi è vero che gli algoritmi sono in qualche modo ci influenzano, ma allo stesso tempo siamo noi che usandoli in un certo modo li facilitiamo nel poi dare delle informazioni che loro vendano. Simone, tocca a te, vai. Ma allora io naturalmente sono un fan della tecnologia, io tutta questa negatività non riesco a vederla, io penso che anch'io ho una figlia di 15 anni e sinceramente il fatto che abbia uno smartphone e la possa raggiungere
per sapere dove sia o se lei ha bisogno mi possa chiamare, sinceramente a me fa molto piacere. Inoltre gli smartphone possono essere usati per lavorare, per essere, entrare in comunicazione, per rimanere in contatto anche con gli amici che magari i nostri ragazzi conoscono al mare o conoscono in vacanza. Quindi io tutta questa demonizzazione non va bene. Non va bene gli eccessi. Anche Dante condannava gli eccessi. Non è che bisognava, Dante non è che ce l'aveva con i lussuriosi, quindi con Paolo e Francesca. Dante condannava chi amava troppo. Quindi è proprio l'eccesso che poi può portare a una forma di dipendenza. E quando la tecnologia diventa una forma di dipendenza è sbagliato. Quando l'utilizzo è corretto, invece è qualcosa che può essere positivo e anzi auspicabile. Quindi questo è un po' il concetto. Poi è normale che adesso tutti cercano di monetizzare facendo le cause perché per tanti anni si sono un po' distratti, non hanno capito quello che stava succedendo nel mondo, e adesso vogliono rimpinguare le casse facendo causa e portando a casa un po' di soldi anche facili, tra virgolette, perché è loro effettivamente hanno usato dei metodi per creare delle dipendenze. Però ecco, diciamo che ci vuole il giusto mezzo, la giusta via, come diceva Dante. Amor cannula amato, amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancora non mi abbandona. A volte anche una piaga legata a questo amore così incredibilmente unico, poi insomma non entriamo nel grande tema, però a volte l'amore diventa una dipendenza e questo è il grande rischio. Io purtroppo, pure l'applauso mi fai, grazie Samu, grazie, tra poco io vi devo salutare.